attrezzo per fare i selfie e vorrei vedere insomma come viene fuori anche utilizzandolo con la telecamera. Questa alle mie spalle è Resurrection Bay, quella città che si vede laggiù è Seward. Di là della presenza di qualche elemento umano, come questa carrozza qui, il posto è assolutamente incantevole. I colori sono quelli del nostro autunno, ma sono vivi, cioè sono proprio vivi, ti entrano dentro attraverso gli occhi. Niente, oggi riprendo la strada verso nord, questa era solo una puntatina per iniziare ufficialmente il viaggio. Volevo iniziarlo da Homer, ma in realtà poi ho sentito un po' in giro e ho chiesto un po' di informazioni su Homer, ma ho detto guarda, lì non c'è un cazzo, conviene piuttosto vai a Seward che è più carina, è più turistica, mi hanno detto, e effettivamente questa zona qui, un po' più lontana dalla città, è una zona piena di cottage, ovviamente d'estate. Comunque è veramente bella. È veramente bella. Il freddo che sto prendendo, anche insomma, non è poco, cioè non è tantissimo, ecco, sono equipaggiato abbastanza bene e quindi la roba lo tiene, insomma, il freddo è abbastanza contenuto, ecco, però diciamo che si sente lo stesso, ecco. I meno uno si sentono. Niente. Il viaggio è iniziato. Il posto è meraviglioso. La cammella è con me. Cosa voglio di più? Non lo so. Non credo ci possa essere qualcosa che voglio in questo momento. Non vorrei essere in nessun altro posto. Nessun altro posto e con niente altro dietro di me. Certo, c'ho un valigione, guarda qua, c'ho un borsone enorme, ma d'altronde come fai a pensare? Cioè, qui pensavo facesse freddo, dentro c'ho un piumino, c'ho della roba. Che ne so io che la temperatura non è così estrema. Per ora, anche perché devo andare su a Fairbanks. E poi scendere giù, ma non è che una volta che scendo giù sono in Kenya, sono in Canada. Sono in Canada. E devo attraversare le montagne rocciose. Adesso passeggiatina lungo il mare qua. Freddo. E poi riparto. Alla grande. Buona strada.